Ciao Igles, riesci a stupirci sempre. 23 stelle a Villa Rospigliosi, sembra una finale, non lo so, della Coppa dei Campioni. Sì, in effetti, cioè, devo dire che è un incontro tra amici, perché sono tutti amici che hanno voluto onorare Sapere i Sapori, che l'abbiamo portato in Toscana, da Ferrara. La manifestazione era stata chiusa per 8 anni, poi adesso è stata aperta, ho fatto 15 telefonate, ho portato qua 15 grandi chef, sono stati veramente disponibili. Ma la cosa più interessante è che sarà qui fisso per 3 giorni anche il Gambero Rosso, non solo con la televisione ma anche con la rivista, quindi ci sarà un'ampia documentazione della manifestazione. Ecco, una soddisfazione per te, una grossa soddisfazione per chi potrà gustare questi piatti, ma anche un'altra vetrina per la provincia di Pistoia poi alla fine. Sì, visto che quest'anno il turismo a Lamporecchio è aumentato e anche noi abbiamo dato il nostro contributo e poi dare i contributi in un periodo di fine turismo è ancora più interessante. Ecco, una domanda che mi ha sempre incuriosito, ma un grosso chef come te, come mai ha scelto la provincia, la piccola provincia di Pistoia? È un destino, perché il primo ristorante in Trigavolo dovevo andare a New York e mi sono fermato in un paese con 10.000 abitanti, il secondo dovevo andare a Parigi e sono andato ad Ostellato, il terzo a Roma e mi sono fermato a Pescia e poi sono arrivato qui a Lamporecchio, quindi vuol dire che devo stare nei posti piccoli, forse perché mi piace anche di più. Senti, Pistoia l'anno prossimo è la capitale della cultura. Però cultura è sicuramente buona tavola, e poi qui siamo in un palazzo storico, in una villa del pontefice. Sì, questa è la fortuna di avere un ristorante qui dentro, ecco, qui devo dire grazie veramente al mio socio Jimmy, che sta veramente dando lustro a questo posto, lo rende sempre più bello e mi dà la possibilità a me, alla mia brigata, a Marco, il mio secondo, di creare una cucina sempre più interessante, di conseguenza meglio di così, e in più c'è la cultura, quindi la cultura legata anche alla gastronomia. Quest'anno facciamo una prova, poi per il prossimo anno inseriamo anche degli chef stranieri stellati. Benissimo, ora passiamo al programma di queste 3 serate e chi vorrà godrà. E allora il programma, no, lo devo prendere in mano perché c'è l'anteprima con tutti i piatti. Allora il lunedì 17, quindi la prima serata, c'è Mauro Ugliassi con il, devo dirti anche il, no, poi lo leggiamo, c'è, non c'è problemi. Peter Brummel, c'è Roy Caceres, Philippe Levier e la Mazzucchelli. Questi sono i 5 ristoranti. E quindi cominciamo già col botto, con l'apertura, esatto. Ecco, poi ci sarà un'anteprima, quindi una grande mostra del maestro Milani. Poi il martedì Stefano Baiocco, Fabrizio Meroi, Francesco Sposito, Alessandro Gravagna e Loretta Fanella. Poi la terza serata Fulvio Pierangelini, ecco, questo è stato un grandissimo ritorno di un grande amico che è stato il numero uno, che secondo me lo è tuttora, di Italia, con Igles Corelli, che sono io, Salvatore Tassa, Gianfranco Vissani e Mauro Gualandi, che era il pasticcere mitico del Trigavolo di Argente. Questa è un'altra serata, secondo me, molto, molto interessante. Non vi dico i piatti perché sono dei poemi, quindi tra amici, poi questa veramente sarà una disfida a tutto tondo, in amicizia, logicamente. E quindi, ristorante Atman, Lamporecchio, Pistoia. Grazie Igles. Grazie a voi.